Nuove misure per la pulizia della città e il decoro urbano saranno messe in campo nei prossimi giorni dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto denominato Puliamo Pescara, che partirà lunedì 21 novembre. Verrà organizzato per questo un servizio coordinato che rappresenta la strada per tenere più pulita Pescara, hanno spiegato in conferenza stampa i rappresentanti della giunta. Attiva, operai comunali e polizia municipale quindi collaboreranno insieme per portare avanti il progetto, che deve trovare però la collaborazione dei cittadini. Registrandosi al sito del Comune di Pescara, infatti, sarà possibile essere informati anche tramite SMS sul programma delle manutenzioni in città. C'è poi il capitolo dedicato alla marginalità e a tutte quelle persone che sono in difficoltà. A Pescara lo abbiamo censito perché da fine agosto abbiamo istituito un servizio di prossimità speciale. Esistono 100 persone senza fissa dimora. Sono note, sono censite, talune sono, come dire, quegli italiani che non arrivano più neanche alla terza settimana, italiani che hanno perso il lavoro, magari si sono separati, una malattia, le cosiddette nuove povertà, sono circa il 30% di questi 100 soggetti e alcuni li abbiamo indirizzati già verso le competenti strutture comunali. C'è un altro 30% che invece è fatto di, diciamo, marginalità sociale spinta, perché vi sono, diciamo, patologie anche psichiche, tendenze all'alcolismo, e con questo è prezioso il lavoro che stiamo svolgendo con Caritas e con l'associazione On The Road. E poi c'è un'altra parte, il 40% di questo paniere, che fa riferimento a quanti esercitano attività illecite, sono lo sfruttamento organizzato dell'accattonaggio, di base non è Pescara, è essenzialmente Roma e qui si transita, e su questo abbiamo bisogno e avremo la collaborazione da parte delle forze dell'ordine, perché proprio domani a quest'ora avremo un meeting con il prefetto che si è reso disponibile a darci una mano.